tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video dove proviamo dei prodotti nuovi insieme. Più o meno sono tutti ultimi acquisti, partendo dal primer che ve l'ho fatto vedere nel video haul. Poi voglio provare assolutamente il fondotinta di Overskin, che se mi piacerà magari lo acquisterò. I nuovi prodottini Oulac che ho acquistato da Amazon, ve li faccio vedere. Qualcosina nuova di Essence sempre. E poi uno dei blush nuovi di Nabla, che io ho preso Lucky Rose. La cipria di Essence. Vi faccio vedere tutto, è inutile che ve li elenco. E iniziamo con il primer. Sì. Il Jelly Grip Hydrating Primer, eccolo qua, dovrebbe essere il dupe del famosissimo, quello di Milk, correggetemi. Mi armo di specchio, ho fatto la doccia stamattina e sono un pochino lucida. Tanto ne mettiamo poco, pochino. Proprio gelloso, è veramente rinfrescante, anche poco vi basta, no, forse ne ho messo anche troppo. Bello fresco. Ecco qua. Primer applicato, si sta anche asciugando, si rimane un po' appiccicosino, per permettere di aggrapparsi meglio. Comunque è veramente rinfrescante e aggrappante per il fondotinta. Passiamo proprio al fondotinta che applicherò con questo pennellino di Essence per la collezione dei cattivi Disney. Non so quale utilizzare, queste sono le shade, quelle light. Provo per Porcelain e Shell, sono sottotono rosato. Vaniglia, sono sottotono giallo. Cream è quello neutro. Teoria questo, ma mi sembra scuro. Proviamo Shell. Ne ho messo poco, non tantissimo. Questa è una passata.
Allora, penso che la mia colorazione sia Shell, che è la numero 2, dovrebbe essere, perché la prima è Porcelain, che è troppo chiara. Questa, anche se dicono che ha sottotono rosato, non mi sembra così rosata. Il mio collo è più chiaro, lì sembra molto più gialla, ma dal vivo non è così gialla. Avevano ragione a dire che è idratante, perché si chiama Glow & Care per un motivo. È idratantino. Io ho una pelle mista che si lucida, però non mi dà fastidio. È molto luminoso, quello sì. Ne ho applicato poco e con il pennello. Sembra più scura dalla fotocamera, ma non è così. Non sono così scura. Si è mischiato anche il 4, che era molto più scuro di me. Però ha coperto anche un pochino le occhiaie. È un po' idratantino, lucidino, non si setta moltissimo. Questo era il fondotinta, anche di Overskin vorrei prendere la cipria, ma anche quella mi sa idratante e luminosa. Cipria di Essence, che Matte Blurring Waterproof Fix and Last 14 ore. Quelle in polvere libera. Eccola qua. Comunque sì, è molto idratante come fondotinta. Non so se va bene per la pelle mista che si lucida, perché lo vedo bello lucidino. Allora, ne mettiamo un pochino nel tappo. E vediamo se riesce a fissare tutto ciò. Ce la farà questa cipria? Vediamo. Allora, ha mattificato il tutto. La cipria ha un po' assorbito tutto il fondotinta idratante. Dicevano che non era così idratante, ma io lo vedo bello lucido, bello idratante. Poi adesso con i primi caldi mi lucido ancora di più, quindi penso che declinerò l'acquisto. Volevo prendere il correttore di Overskin e la cipria. Se l'avete provato tutti questi prodotti, fatemelo sapere nei commenti, perché sono indecisa sull'acquisto, visto anche il prezzo non proprio abbordabile. La cipria si è comportata molto bene. Io ne metterei ancora un pochino, perché il fondo mi ha lucidato parecchio.
Ecco fatto, opacizzata. Dopo la cipria, sto già sudando, ma va bene così. Dopo la cipria passiamo al blush o al prodotto per le sopracciglia. Comunque nella parte dove non ho fissato, che adesso vado a fissare, però è rimasto lucido. È rimasto lucidino. Comunque è molto idratante il fondo, peccato. Dicevano anche di mischiare al loro primer per opacizzarlo, ma non lo so, sinceramente, se comprarlo, perché è molto molto idratantino. Passiamo al prodotto sopracciglia. Ho da farvi vedere il nuovo prodottino, uno dei prodottini nuovi di Essence, che hanno visto bene di metterci il codice a barre sul nome del prodotto. Lamina quella triangolare piccolina. Il colore era black brown, sì, 04. Vediamo se funge. L'ho messa solo dove non ho, ho qualche buchetto. Mi sto lucidando lo stesso. E fa molto caldo. Comunque c'è anche il pennellino, che anche lui strascocciato. Fa fatica. Le pettiniamo. Non è malvagia la matita. Non è malvagia. Adesso mi devo rincipriare perché mi sto lucidando sempre di più. Non penso sia per il fondotinta, ma solo perché fa caldo. Anche se il tempo non è dei migliori, ma fa caldo. Poi passiamo al blush. Di blush ne abbiamo due da provare. Il Baby Gold Blush di Essence e il nuovo di Nabla. Proveremo quello di Nabla, sono molto curiosa di provarlo. Questo qui. Io ho preso Lucky Rose, che era quello un po' più saturo di colore, diciamo così. Eccolo qua, che carino. E questo è il colore, molto carino, anche il pack è super carino, trasparente colorato. Andiamo a metterlo con il pennello da blush.
molto carino. Proprio carino, mi piace un sacco. Meno male che ho preso questa colorazione. Ero indecisa se acquistare Enigma, quella un po' più malva, però questa mi piace di più, molto più carina. Poi passiamo agli occhi. Sì, non ho mascara nuovi, quindi non lo metterò come illuminante, non un illuminante nuovo. Per gli occhi abbiamo due opzioni: gli ombretti di Owlak. Questo è quello in crema, che si chiama Seaside, mentre questo è quello liquido Jump. Proviamo a fare la base in crema, eccolo qua. Carino. Mi armo di pennellino, sempre nella collezione, e andiamo a provarlo, ovviamente. Vado con il dito, c'è molto. È molto leggero come effetto. Poi sembrano in polvere, ma in realtà sono in crema. Molto carino. È luminoso, però è carino. Mi vedete perché c'è, ha cambiato la luce anche fuori, quindi non so se mi vedete più, ma fantastico. Allora, questo è molto carino, molto soft. Passiamo invece a quello liquido, che è Jump, che come vedete è violaceo. Non si vogliono far aprire questi prodotti, ce l'hanno con me. Eccolo qua. Molto sbrilluccicoso. Ne voglio mettere poco, però, perché è molto molto sbrilluccicoso. Molto bello. Proviamo a sfumarlo. Ho fatto bene ad acquistarlo perché è molto carino. Cioè, potete fare un effetto sia molto più saturo di colore che molto più sfumato. È molto carino. Molto bello. Non so se vedete, aspettate, zoom un pochino. Vedete che carino. Sbrilluccica tutto. Molto carino, mi piace. Tutti e due gli ombretti di Owlak mi sono piaciuti. Adesso abbiamo l'eyeliner di Neve Cosmetics, che è uscita con nuovi eyeliner. Io personalmente non ho provato eyeliner di Neve. Si chiamano i
shake dovrebbe essere, ma qua non c'è scritto. Eyeliner shake, precision eyeliner, c'è scritto di agitare. Mi sembra che sono in 6 colorazioni, se non di più. Io ho preso la nera per evitare ogni dubbio. Lo andiamo a provare. Là. È lungo e fine come eyeliner. Molto liquido come eyeliner, molto molto liquido, e il pennellino non aiuta proprio la, perché è molto mobile, quindi non aiuta l'applicazione, però sono riuscita a fare almeno una linea per definire un po' di più l'occhio. Sì, è da sistemare soprattutto di qua, però per darvi un'applicazione veloce. Dopo l'eyeliner abbiamo diversi prodotti labbra, molti prodotti labbra. Mascara non ne ho uno da provare nuovo, non ho comprato nuovi mascara. Abbiamo il Monster Shine Lipstick di Oulac, sono quelli idratanti, tipo burro cacao colorati. Pack super carino, eccolo qui, lui è Angel. Poi abbiamo il Kiss Proof Liquid Matte Long Beach Kiss, che è il rossetto liquido opaco, che il colore mi è piaciuto subito. Vedete quanto è bello? Molto molto carino. Di Oulac ho anche il codice sconto sul loro sito, se volete c'è tutto scritto qui sotto. Avete uno sconticino sull'acquisto dei prodotti. E poi abbiamo anche un rossetto metallizzato che è Cosmo, che non è per niente da me, ma mi piaceva troppo. Eccolo qua. Il Cosmo è lui. Mi piaceva un sacco sulla modella, magari starà bene anche a me. Poi abbiamo il What the Fake Extreme, addirittura Plumping Lip Filler di Essence, che io ho preso la tonalità Blackberry Berry Finish. Eccolo qua, tutto nero, non sapevo che fosse nero, nero e glitteroso, lo vedete? Che glitter. Proviamo Angel, il rossetto rossetto idratantino. Molto lucido, molto idratante.
Il colore non mi dispiace, ci ho messo un po' a scegliere il colore, però per tutti i giorni è carino, lucidino. Vi fa un po' da burro cacao alla fine. Questo è Angel. Lo andiamo a togliere per provare gli altri prodotti. Viene subito via perché, essendo lucidino e idratante, viene via subito. Passiamo a Cosmo, che Cosmo dovrebbe essere interessante. È un rossetto, quello metallizzato, dal Metallic Shine infatti. Portate fondo tinta. È molto bello, infatti. Mi piace un sacco. Bello particolare. Non so se lo vedete, eccolo qua. Troppo bello, non lo voglio togliere, mannaggia. Penso che poi rimetterò lui alla fine. Lo togliamo. Togliamo anche il fondotinta, ovviamente. Proviamo Long Beach Kiss, che è il rossetto liquido opaco di sempre di Olac. È molto bello, sono i colori che piacciono a me, malva, freddini, molto molto bello, piace un sacco, piace molto molto molto, e non sta male neanche con il trucco occhi, se devo dirla tutta. È ancora un po' appiccicoso, quindi si deve asciugare. Però noi come ultimo andiamo a provare lui, il What the Fake Extreme addirittura. Togliamo il rossetto, proviamo il What the Fake. Addirittura effetto plumping filler, non sapevo che era nero. È nerissimo. Proviamo. Profumo di cocoa di dolce. È effettivamente sul berry, ma un po' scuro, più del berry normale. Quasi nero e già pizzica. Aspettiamo qualche minutino e vediamo se effettivamente fa l'effetto plumping, perché di questi qui ce ne sono tante colorazioni,
c'è quella più nude, rosata, io ho preso quella berry. Inizia a pizzicare, ma non il contorno, all'interno delle labbra. Ok. Vediamo se le volumizza. I cambi di luce cambio anch'io, ma fa niente. Formicolo ancora un pochino, ma non le vedo tanto volumizzate. Forse un pochino rimpolpate, ma non volumizzate. Niente di... E qua c'è rimasto un po' dei rossetti. Che dite? Comunque, questi erano... più o meno tutti i prodotti che sono una novità per me, perché sono acquisti recenti fatti. Allora, come opinioni, il fondotinta di Overskin è molto idratante. Dicevano che non era così idratante, era invece è molto idratante e molto luminoso, quindi se non lo fissate rimane molto luminosino, e ci vuole una bella cipria per fissarlo, quindi non so se lo acquisterò, però non mi ha dato, cioè è molto luminoso ma non mi ha dato nessun tipo di problema, è idratante. E non so se acquistarlo. Poi il primer, mi è piaciuto un sacco il primer, quello di Essence, mi è piaciuto tantissimo. Io che non sono solita utilizzare i primer, mi è piaciuto molto. Questo ve lo consiglio, poi costa anche poco confronto a questo. Questo secondo me, se avete la pelle secca o normale, o avete qualche annetto in più, magari non volete un fondotinta troppo secco, questo è bello idratante, non vi tira, non vi segna, almeno nel contorno occhi non mi ha segnato, io ho un contorno occhi un po' segnato, è carino come fondotinta, però va ben opacizzato se avete la pelle mista che si lucida come la mia. Il primer mi è piaciuto tantissimo. Poi, blush di Essence non si è voluto far vedere. Lo riproverò perché non sono riuscita a utilizzarlo. Quello di Nambra mi è piaciuto un sacco. Ho fatto bene a prendere questo colorino che era fucsia corallo. Molto bello, mi è piaciuto un sacco. Poi, matita sopracciglia Essence mi è piaciuta tantissimo, ve la consiglio questa, che ha la matita e il suo pennellino. I prodotti Oulac, sia quelli occhi che quelli labbra, mi piacciono molto, quindi ve li consiglio. Se volete acquistarli c'è il mio codice sconto sul sito, avete uno sconto sul vostro acquisto. Mi sono piaciuti tutti i prodotti, sia labbra che occhi. L'eyeliner di Neve, pensavo fosse più facile l'applicazione, perché il pennellino è un po' troppo molle, quindi dovete fare un po' di attenzione ad applicarlo, però non mi sembra malvagio. Forse dovete anche scaricare un pochino il prodotto. Poi, quello che mi ha deluso un pochino è lui, il What the Fake Extreme di Essence. Anche essendo passato qualche minuto non vedo tutto questo volume, anzi pizzica ma lievemente, niente di
Però è molto carino perché è nero glitteroso. Le rimpolpa, ma non è questo extreme. E niente, questi erano tutti i prodotti che avevo da provare con voi. Non avevo mascara, non avevo illuminanti da provare, né cose di contouring, solo questo avevo da provare. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!